con le chiavi in mano, infatti mi sono fatto fare una copia perché i magazzinieri arrivavano un po' più tardi di me, io non riuscivo a fare tutto quello che dovevo fare o che volevo fare durante la mattinata prima dell'allenamento con la squadra e quindi mi ero fatto una copia, io andavo al campo da solo a aprirmi la palestra e la struttura per allenarmi. Torno qui, torno nelle radici di casa perché qui mi sento bene, dove sono cresciuto, dove mi sono formato e tornare qui ti dà spensieratezza e insomma vivacità anche perché poi ritorni a vedere anche i tuoi familiari e quindi con i familiari stai bene. Ho un bellissimo rapporto con i fratelli, con mamma e papà e quindi essere a casa è insomma tutta un'altra cosa. Qui attorno c'è tutta la mia azienda, il lavoro che ha creato mio nonno, i miei fratelli, mio papà, mia mamma, c'è dove sono cresciuto, dove sono nato, dove ho faticato, dove ho imparato proprio il sacrificio, dove ho imparato a lavorare perché fin da piccolo poi mio papà mi portava fuori a stare a contatto con gli animali, a far vedere che insomma non è solo rosa e fiori la vita, non è solo giocare a correre dietro un pallone, ma è anche faticare per portare a casa il pane e la famiglia. Lavorare qui significa sudare tanto, fare tante ore fuori nel duro lavoro manuale. E quindi poi me lo sono riportato poi in campo, me lo sono riportato nella fatica di tutti i giorni per cercare di arrivare a raggiungere gli obiettivi o scalare le classifiche, le categorie, insomma, del calcio. Quando vado in campo, vado in palestra a faticare, non è per niente faticoso rispetto al lavoro che fai manuale nei campi. Quindi essere lì a calcio è davvero una vacanza, anche se lavoro duramente dalla mattina alla sera anche lì per cercare di perfezionare qualsiasi aspetto fisico e mentale. La sveglia mattino è alle 7 e mezza sono già diretto nel centro sportivo per allenarmi. Con le chiavi in mano, infatti, mi sono fatto fare una copia perché i magazzinieri arrivavano un po' più tardi di me e io non riuscivo a fare tutto quello che dovevo fare o che volevo fare durante la mattinata prima dell'allenamento con la squadra. E quindi mi ero fatto una copia, io andavo al campo da solo a aprirmi la palestra e la struttura per allenarmi. Sono iscritto proprio con mio papà all'Università di Parma, Scienze Zootecniche e Tecnologiche delle Riproduzioni Animali. È stata un po' come una scommessa, partita, e insieme a mio papà ci siamo iscritti per cercare di formarsi anche fuori dal campo. A 40 anni torni qui, quindi. Probabile, probabile, perché insomma i miei fratelli, mio padre, lo stesso anche mia mamma stanno creando e hanno creato qualcosa di importante, quindi sarei più che orgoglioso di portarlo avanti. Poi non si sa mai nel futuro, però sarebbe bello. Per diventare Baschirotto, quante volte si sgarra a tavola in settimana? Poche, non ho quel talento cristallino che possono avere i grandi campioni. E quindi devo cercare di perfezionare tutto quello che circonda l'aspetto tecnico, tattico, mentale, fisico, per arrivare a raggiungere quel livello. Sono ossessionato da questa passione, da questo calcio, appunto per raggiungere il massimo risultato. E l'ossessione ti porta proprio a raggiungere quel talento che magari non ho mai avuto. Sì, mi raffigura quella posa ed è nata un po' per scherzo, con un mio amico prima di partire a Lisbona in vacanza, e eravamo io, il mio procuratore e questo mio amico qua, mi diceva: Baschi, se segni fai questa esultanza qua, che un po' ti raffigura, potrebbe essere una bella cosa. E quindi ci siamo messi a provare in stanza a Milano, prima di partire per Lisbona, questa posa qua di Arnold, io e lui allo specchio, e da così è nata e così l'ho tenuta, è diventata un po' il mio simbolo. 5 giorni in azzurro con la nazionale sono stati emozionanti, cioè pieni di gioia, di orgoglio. Cioè, dopo un anno con il Lecce, così incredibile, pieno di emozioni, aver ricevuto anche la chiamata della nazionale è una cosa incredibile. E essere lì proprio con giocatori che hanno calcato campi importanti, hanno fatto la storia del calcio italiano, non ti sembra vero. Sei partito qua dalla terra, sei partito dalla promozione, dal campo di calcio qui di Nogara, ed essere arrivato in nazionale. Non mi sembrava vero, infatti quando mi sono vestito proprio con la rappresentanza nazionale dicevo: Caspita, oh, ma davvero ci sono? Sono arrivato fino qui e adesso poi magari chi lo sa, io non smetto di sognare, da un piccolo raduno spero di arrivare all'esordio. Hai provato a rubare qualche segreto a Bonucci?
Ci ho provato, ogni tanto scherzavamo perché anche lui era partito un po' da Viterbo, che anche lui ha giocato nella Viterbese, io pure, quindi scherzavamo lì finché correvamo insieme dicendo pensa a te, Tuscia Web, che sarebbe un giornalino di Viterbo, come si diverte a vederci insieme. E poi cerco insomma di apprendere e rubare qualsiasi nozione o movimento che può giovarmi nella mia carriera. Tu hai fatto questo esordio da difensore centrale contro l'Inter. Allora, l'ho scoperto il giorno stesso io di giocare in quel ruolo, anche se il giorno prima il mister mi aveva chiesto se avessi mai fatto quel ruolo o comunque mi aveva già visto in quel ruolo qualche anno prima e quindi mi aveva provato in rifinitura. E poi però me l'ha comunicato il giorno stesso della partita nella riunione prima di partire per lo stadio e quindi mi sono sentito non euforico di più perché non me l'aspettavo subito e ho detto tra me e me vado lì a Lecce, dimostro quel che sono capace di fare, piano piano riuscirò a entrare nel giro e avrò le mie occasioni. Invece è successo tutto a primo impatto e quindi è stata un'emozione fortissima e non vedevo l'ora di entrare in campo. Appena me l'ha detto ho detto ok, davvero succede, bene, andiamo e dimostriamo quel che valiamo. Come nasce quell'esultanza all'ultima giornata? Poi l'esultanza è nata perché poi in settimana avevamo fatto la cena per salutarci un po' tutti, che ci aveva offerto gentilmente un TT per salutarci, per ringraziarci insomma di questo bellissimo anno. E ballavamo tutti insieme e quello era un tipico passo che faceva a banda per festeggiare e così tutti insieme ci siamo ricordati quel momento di unione per salutarci. Va bene, è una bellissima città, mi sono trovato non bene di più, calore dei tifosi, società che mi ha dato fiducia, il mister che mi ha dato ancora più fiducia, lo staff che mi ha aiutato, i compagni che mi sono stati vicini e che ho cercato di aiutare e loro hanno aiutato me, insomma è stato un insieme di cose che mi hanno fatto star bene, vivere bene l'anno e vivermi al meglio questa esperienza. Qual era però il sogno per cui Baschirotto bambino voleva giocare a pallone? Inizialmente diventare un calciatore famoso, perché insomma essere sulla bocca di tutti in TV è bellissimo. E poi invece l'ho presa come rivalsa perché addetti ai lavori o finché ero da piccolo, dato che non ero mai stato nei settori giovanili se non un anno solo a Chievo Verona, mi diceva che non potevo farcela e questa cosa dentro mi ha dato ancora più forza per dire no, adesso dimostrerò a tutti che io posso arrivare dove nessuno crede in me, dove nessuno diceva che potevo arrivare e così è stato.